Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Un'operazione dei carabinieri contro i falsi invalidi. Percepivano una pensione di invalidità, ma sono stati scoperti a lavorare in vari negozi della città. I verbali di accertamento di invalidità della ASL Napolino Centro erano stati falsificati anche con l'utilizzo di falsi timbri e sigilli dello Stato, determinando l'indebita erogazione da parte dell'INPS di pensioni di invalidità, con diritto all'accompagnamento e dei relativi arretrati per un ammontare complessivo di circa 2 milioni di euro. E quanto sottolinea il procuratore aggiunto della Repubblica di Napoli, Davino, in merito all'operazione condotta dai carabinieri del Comando Provinciale, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare rimessa dal giudice per le indagini preliminari. Al termine delle indagini coordinate dalla sezione reati contro la pubblica amministrazione della Procura. 17 persone sono finite ai domiciliari, per 14 è stato disposto invece l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. L'attività investigativa è stata avviata dalla stazione dei carabinieri di Napoli, San Giuseppe, nel mese di marzo dello scorso anno. Il servizio si inserisce in un'ampia attività investigativa coordinata dalla Procura ed affidata per un verso ai carabinieri e per l'altro alla finanza. La Giunta Comunale di Napoli ha approvato una delibera con la quale si dà mandato all'avvocatura del Comune di Quererale per diffamazione Massimo Giletti e la trasmissione di Rai 1 L'Arena. Lo si apprende da una nota diramata dall'amministrazione partenopea guidata dal sindaco De Magistris. Con la delibera si affida all'avvocatura di Palazzo San Giacomo il compito di presentare querela e di chiedere un risarcimento danni milionario da destinare al miglioramento dell'igiene urbana cittadina. Si è così voluto interpretare, si legge nel comunicato, il sentimento di indignazione che in città, sui media e sui social network si è diffuso da domenica sera. Dopo le denigratorie dichiarazioni del conduttore, la decisione è stata presa all'unanimità dalla Giunta. Intanto il sindaco De Magistris ha scritto una nota al presidente della RAI, Monica Maggioni, nella quale manifesta la propria indignazione per come è stata condotta la trasmissione di Rai 1 L'Arena, dove la città di Napoli è stata denigrata e ne sono stati evidenziati soltanto stereotipi infamanti. Intanto nel cuore della città parte, per quanto riguarda i rifiuti, la raccolta porta a porta. Nonostante le polemiche sulla città sporca, nel cuore del centro storico di Napoli continua lo sviluppo del sistema di raccolta differenziata. Nella zona dei Banchi Nuovi da 2 giorni sono scomparsi i bidoni per la spazzatura, quelli generici, mentre hanno fatto la loro comparsa quelli colorati. Parte consistente del servizio sarà realizzato con il porta a porta, a dimostrazione che i cittadini di questa città, quando chiamati ad operare con regole certe, sono pronti. Ascoltiamo le reazioni degli abitanti della zona. Tu la stai facendo la differenziata? Assolutissimamente sì. Come la fai? Umido, plastica e carta e cartoncini. Comunque è molto complesso, però una volta che si entra nel ritmo diventa facile. Gli orari stabiliti, ma io già facevo plastica, vetro, metallo. Giorno. Mo' mi è arrivato per fare il kit per l'umido e la differenziata. Ma secondo voi la gente del posto si abituerà a questa Si novità? deve abituare, è necessario, lo devono capire, se vogliono Napoli pulita e poi tante malattie che esistono. E per il momento non ci trovo, perlomeno io, non riesco a capire tutto. Sto cercando di imparare e vediamo un po' le cose come vanno, ma è una cosa per le persone anziane un po' difficile. Ma i primi giorni no, perché già da ieri già ha funzionato benissimo, che è stato il primo giorno. Ma in questo momento stiamo iniziando, anche se poi ancora devono entrare nella mentalità giusta tutte le persone, ma ancora non sta funzionando bene, perché se non ci stanno i cassettoni là, mettono la spazzatura a terra normalmente. È un po' difficile a farla entrare nel popolo napoletano. E noi ancora dobbiamo entrare in questo meccanismo, ma non è facile per tutti, perché comunque siamo stati abituati, insomma, all'indifferenziata, buttavamo tutto quello che c'era. Mo' adesso è un po' complicato, papà, signore, si è da mettere. Insomma, a dividere è un po' difficile. È stata iscritta regolarmente ed è in classe alla scuola media di Trento La Ducenta, la bimba di 11 anni malata di ADS, la cui iscrizione era stata rifiutata a settembre. La vicenda si è sbloccata qualche giorno fa dopo l'intervento del ministro Giannini, cui si erano rivolti con una lettera ai genitori affidatari della piccola. La bimba è entrata in classe con l'insegnante di sostegno e alle madri che si sono riunite in una sala della scuola per ricevere informazioni sulla malattia, mentre qualcun'altra in questi giorni si è rivolta al pediatra, è stato chiarito che non c'è nessun rischio per gli altri bambini. Monta la protesta a Napoli.
Circa 100 persone, per la maggior parte donne e bambini, residenti nelle vele di Scampia, alla periferia di Napoli, hanno protestato dinanzi Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli. Il sit-in è stato promosso dopo che nei giorni scorsi è stata diffusa la notizia che circa 150 famiglie di occupanti dovranno lasciare la struttura. I manifestanti chiedono un alloggio alternativo. Ancora protesta. Da 7 giorni è arrampicato su un'impalcatura di tubi innocenti davanti alla sede del Consiglio Comunale un ex dipendente del Consorzio Unico di Bacino di Napoli, Caserta, messo in liquidazione, ha trascorso ancora una notte all'addiaccio a circa 15 metri di altezza. Sul ponteggio l'uomo, che è fratello di un consigliere comunale, Luigi Zimbaldi, del gruppo misto, è riuscito a collocare una brandina. A terra i vigili del fuoco, presenti con 2 automezzi, hanno montato un cuscino pneumatico di sicurezza. I 660 ex dipendenti del Consorzio Unico di Bacino, che indicano 40 mesi di stipendio arretrato, hanno avuto un incontro con il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. De Magistris, dicono, quest'estate ha trasferito negli stir una 50 di colleghi loro, scelti non sanno con quale criterio. A questo punto chiedono trasparenza e chiarezza sui criteri di utilizzo dei fondi. Un uomo 32 anni è stato ferito alla testa con il calcio di una pistola nel corso di un tentativo di rapina avvenuto la scorsa notte in via Argine a Napoli. L'uomo era a bordo della sua auto quando è stato avvicinato da 2 malviventi in sella ad uno scooter che, armi in pugno, gli hanno intimato di scendere dall'auto. L'uomo è stato colpito alla testa con il calcio della pistola. I malviventi hanno visto arrivare una volante della polizia e si sono allontanati frettolosamente. L'automobilista è stato soccorso e portato all'ospedale Villa Betania, dove è rimasto in osservazione per l'intera notte. Il presidente della regione Vincenzo De Luca ha ricevuto a Palazzo Santa Lucia l'ambasciatore cinese in Italia. Nel corso dell'incontro, al quale hanno preso parte anche l'assessore Fascione, il consigliere ai rapporti internazionali Caruso, sono stati ulteriormente consolidati i rapporti di collaborazione tra Campania e Cina, anche dal punto di vista economico. Dopo la visita agli scavi di Pompei nell'ambito del Grand Tour, che ha toccato i maggiori beni culturali italiani, la delegazione del governo del popolo di Shanghai, Repubblica Popolare Cinese, si è incontrata con una rappresentanza del Consiglio regionale della Campania nella sala caduti di Nassiria del Palazzo Consiliare. Sul tavolo l'internazionalizzazione delle imprese, dei centri di ricerca e lo sviluppo del turismo, che proprio in Pompei vede un punto focale, come sottolinea Zui Qua, presidente dell'Associazione Italia-Cina di Shanghai, circa l'interesse turistico ed economico della Repubblica Popolare nei confronti della città degli scavi. Abbiamo visitato scavi di Pompei, è piaciuto tanto. Il sindaco qua infatti ha avuto tanta ispirazione da questa città antica costruita 2700 anni fa. Certamente questo è molto interessante, infatti abbiamo parlato tanto con un consigliere del comune di Pompei, anche imprenditori abbiamo avuto incontro, sono molto interessanti comunque di svolgere anche attività di investimenti da parte della città. 15 persone indagate, tra cui numerosi titolari di scuole guida del Casertano, 150 patenti sequestrate su tutto il territorio nazionale. Il bilancio dell'inchiesta sui corsi fantasma per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, certificato necessario per i conducenti di autotreni e autobus, coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, realizzata dalla Polizia Stradale di Caserta con la collaborazione della squadra mobile. Agli indagati sono stati notificati gli avvisi di garanzia con contestuale richiesta di rinvio a giudizio avanzata dall'ufficio inquirente per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al falso documentale. Sequestrato uno studio dentistico abusivo. Uno studio dentistico abusivo è stato scoperto dai militari della Guardia di Finanza Poggio Marino nel Napoletano. All'interno dello studio, secondo quanto accertato dagli investigatori, operava un uomo di 39 anni che non aveva la laurea. L'uomo è stato denunciato per esercizio abusivo della professione per mancanza della prevista autorizzazione all'esercizio dell'ambulatorio. Non avrebbe neanche dichiarato i redditi al fisco. All'indomani della bocciatura da parte del Comune di Napoli dello studio di fattibilità presentato dal Calcio Napoli per la ristrutturazione dello stadio San Paolo, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis rilancia la possibilità, in mancanza di un accordo con il Comune, di costruire uno stadio di proprietà fuori da Napoli. Intanto si lavora per evitare che questo possa accadere.
Bocciata la riduzione della capienza, bocciata la proposta economica che a fronte di una concessione gratuita per 99 anni determinerebbe un effetto simile ad un'improponibile cessione gratuita, questi i punti principali con cui il Comune di Napoli ha dichiarato che lo studio di fattibilità presentato dal Napoli per la ristrutturazione dello Stadio San Paolo non può essere definito di interesse pubblico. Il Comune ha dato 45 giorni di tempo al Napoli per rimodulare lo studio. La situazione stadio è fluida. Insomma, credo che ci vedremo presto, probabilmente già in questa settimana riusciremo a trovare un momento di primo confronto dopo la nostra delibera che ha chiaramente spiegato qual è l'orientamento dell'amministrazione comunale circa la presentazione dello studio di fattibilità. Non è una bocciatura, anzi è una porta aperta della Rentis per migliorare quel progetto e per renderlo ancora più a disposizione della città. Lo studio è stato infatti istruito ed esaminato dall'amministrazione comunale che ha ritenuto di non poter esprimere l'interesse pubblico sulla proposta che andrebbe quindi rimodulata, ma l'assessore allo sport Ciro Borriello dice che non si tratta di una bocciatura. Il Consiglio decide sempre per il bene della città. Probabilmente quello che De Laurentiis non digerisce molto è la tempistica, è una tempistica tutta d'aula e la tempistica purtroppo o per fortuna dei luoghi della decisione democratica. Il Consiglio Comunale non mette paletti, dà contributi importanti soprattutto che tendono a migliorare quelle che sono, come dire, i documenti presentati. È stata effettuata nell'obitorio giudiziario dell'Università Federico II a Napoli l'autopsia sul corpo del bambino britannico di 7 anni, morto venerdì scorso dopo aver mangiato con i genitori in un ristorante della costiera amalfitana Scala. Titolare dell'indagine il magistrato Elena Cosentino, la procura della Repubblica di Salerno che indaga sul decesso del bambino ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati, il titolare del ristorante a Scala in costiera amalfitana, il responsabile di sala e lo chef. È importante appunto risalire alle cause. Il bambino soffriva di un'intolleranza alimentare che era stata chiaramente detta dai genitori ai ristoratori. Presso la sala giunta di Palazzo San Giacomo incontro in occasione dell'apertura della nuova stagione sportiva del progetto Polisportiva Laureus di Napoli. Presente l'assessore allo sport Ciro Borriello, quest'anno il progetto su Napoli coinvolgerà 270 bambini tra i 6 e i 18 anni in 7 aree urbane con 5 differenti discipline sportive. Si va dal basket alla ginnastica artistica passando per la vela. Fondazione Laureus Italia Onlus, fondata nel 2005, opera all'interno delle periferie delle grandi città italiane, così Giuseppe Ambrosini, vicepresidente dell'associazione. Allora, nel concreto mettiamo a disposizione delle realtà sportive, quindi con degli ambassador che sono dei nomi importanti di tutte le categorie sportive, poi degli psicologi, degli esperti di sport che si mettono a disposizione di questi bambini. Quindi i bambini vengono scelti, hanno delle attività sportive che non è il calcio ma può essere lo judo, può essere, sono tanti sport differenziati che fanno sì che li mettono a conoscenza delle loro proprie possibilità in un mondo nuovo. Per la rapina di un prezioso orologio da polso, 45.000 euro il valore ai danni di un turista cinese avvenuta martedì scorso in piazza Bovio a Napoli, la polizia ha fermato 2 giovani pregiudicati e residenti nei quartieri spagnoli. Il turista infatti venne raggiunto ed aggredito alle spalle da un giovane che gli strappò l'orologio dal polso. Nel corso della coltellazione però la vittima vide in volto il rapinatore. Denaro sequestrato e prontamente a disposizione della cittadinanza. Il Comune di Napoli ha reinvestito quasi 50.000 euro incassati grazie al denaro sequestrato ai parcheggiatori abusivi nel restyling di alcune zone cittadine, in particolar modo nella centralissima piazza nazionale dove sono stati installati giochi per i più piccoli, giostrine e un dondolo per i bambini diversamente abili che saranno ufficialmente inaugurati il 6 novembre prossimo. L'input era partito circa un anno fa dall'associazione Adda Passano Tata, che chiese al sindaco Luigi De Magistris un impegno per risolvere la problematica dei parcheggiatori abusivi. Il denaro, come legge prevede, è stato inviato al Ministero dell'Interno, ma l'ente comunale è riuscito a mantenere la promessa di rendere maggiormente fruibili i luoghi non dotati di impianti per bambini. Così gli abitanti del quartiere che accolgono con felicità questa novità. La vedo una cosa positiva per Napoli, anche perché per sfruttare tutti questi spazi vuoti, per tenere i bambini lontani dalla strada,
è un modo comune per stare tutti quanti insieme. Vabbè, si potrebbero fare anche altre cose, magari, che ne so, ludoteche, qualcosa al coperto, perché è vero che a Napoli c'è sempre il sole, però comunque può venire anche periodi di pioggia, perché come sappiamo l'inverno comunque è più lunga dell'estate. Poi magari creare anche qualcosa al coperto, oppure magari creare qualche polisportiva per dare modo a qualcuno che non hanno finanziamenti economici per farle fare dello sport, perché come sappiamo lo sport è vita, ovviamente. Beh, la vedo che comunque da una cosa negativa ne hanno tratto una positiva. Almeno i bambini sfruttano l'opportunità per poter giocare, che è una cosa buona per loro. Ne vale, diciamo, il divertimento dei nostri bambini. È un'ottima iniziativa, poiché almeno hanno tolto una parte di marcio per crearne una buona, visto che comunque mancavano, quello che era rimasto era vecchio, era stato vandalizzato. Quindi fortunatamente abbiamo un'area per i nostri bambini, con un'innovazione, la giostrina per gli invalidi, e finalmente si vede uno spiraglio a Napoli. Oggi il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, in qualità di sindaco della città metropolitana, ha visitato i locali della sede dell'Istituto Francesco Morano di Caivano e della nuova succursale. Il sindaco ha visitato la scuola alla presenza del questore di Napoli, Guido Marino, e del sindaco di Caivano, Monopoli, e del professor Alberto Mellone, consigliere del ministro Stefani Argentini, e della dirigente scolastica Carfora. Il palazzo ritrovato copre una superficie ampia e la scuola è il primo presidio di legalità e giustizia, che bisogna quindi conservare e preservare. Dall'11 al 14 novembre, congresso nazionale 43esimo dell'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri, qualità e sostenibilità, le sfide per la pneumologia. Abbiamo ascoltato il presidente dell'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri, Fausto De Michele, nel corso della conferenza stampa di presentazione del congresso. La sfida che oramai è davanti a tutto il sistema sanitario è quella di cercare di coniugare la qualità della prestazione che si va a erogare, quindi la qualità delle cure che andiamo ad erogare ai nostri pazienti, con la sostenibilità del sistema da un punto di vista economico, perché oggi è assolutamente necessario fare riflessioni su questi temi, e quindi anche in occasione del Congresso Nazionale della Pneumologia, dove si tratterà di argomenti scientifici, cioè di tutte le innovazioni che ci sono nel campo della diagnosi, della terapia, delle malattie respiratorie, però si parlerà anche dei modelli organizzativi che possono consentire ai pazienti un accesso alle cure in un sistema a risorse economiche oramai definite. Per evitare la cattura ha provato a nascondersi dietro i banchi della frutta, uno stratagemma che però non gli ha risparmiato le manette. Dario Izzo, 40 anni di Torre del Greco, è stato raggiunto da un provvedimento per cumulo di pene pari a 5 anni di carcere quando ha visto gli agenti del commissariato di via Sedivola, guidato dal primo dirigente della cioppa. L'uomo ha capito che cercavano lui e ha quindi pensato di trovare un nascondiglio. La festa di ogni santi, come ogni anno, viene celebrata anche nelle scuole, soprattutto quelle primarie dell'infanzia, apprendimento e condivisione degli obiettivi e dei valori sani da trasmettere. Anche la scuola Scarlatti all'Omero ha organizzato una festa per i bambini e le famiglie dei piccoli alunni. Bisogna, sottolinea la direttrice della scuola, Mariangela Marsiglia, trasmettere sin dai piccoli i valori della pace, dell'amore e della solidarietà, importanti queste manifestazioni per condividerli. I bambini mascherati da santi hanno sfilato per le vie del quartiere collinare distribuendo messaggi di pace in disegni da loro realizzati ai passanti. Non sono mancati canti e balli. Bene, davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi, arrivederci alle prossime edizioni. Vi ricordo che se volete partecipare alla trasmissione Lente di Ingrandimento, che va in onda su Televomero ogni giovedì alle 22.40, ospite il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, potete scrivere a redazione@televomero.it. Arrivederci.